Diciamo che quello che noi oggi presentiamo qua, o meglio che i nostri ragazzi vogliono presentare, sono due progetti che ci hanno un po' caratterizzati come scuola, due progetti che grazie all'impegno e alla costanza con cui i ragazzi si sono dedicati hanno reso possibile ottemperare a un nostro bisogno. Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. A scuola ci sono le vita. Allora ragazzi, diamo un significato alle parole. Se dico vita, sostenibile, anche se questa vita, se sostenibile. Un senso non ce l'ha. Voglio trovare lo strego alimentare. Prodotti a chilometro zero è sostenibile. Utilizzare prodotti ecocompatibili e sostenibile. Arrivare a scuola con la bici è sostenibile. Rappresentano un monumento archeologico e storico incredibile per la sua rarità e valore. Risalgono al III secolo d.C. La presenza ebraica a Venosa forse è ancora più antica. Thank you.
una delle prime dei primi insediamenti ebraici nel mondo era qui in Lucania. Tanto è vero che c'è chi pensava che avessero colonizzato queste comunità ebraiche i profughi dalla Palestina, venuti i prigionieri di Tito e poi riscattati dalle locali comunità ebraiche. Qui in Lucania esisteva una cultura ebraica molto vasta, una cultura ebraica che si esprimeva anche in lingua ebraica. I simboli che adornano le lapidi e le iscrizioni alle pareti non lasciano dubbi sull'appartenenza ebraica del luogo. Prima di tutto il candelabro a sette bracci, segno distintivo del popolo di Israele, assai prima della stella di Davide. Poi il corno rituale, il cedro e il ramo di palma, che rappresentavano le feste annuali del calendario ebraico. Le iscrizioni murali sono in greco, in latino, ma anche in ebraico. Qui erano sepolti anche i capi chiamati arcisinagoghi o arconti, responsabili dell'attività religiosa della comunità. Non si è invece ancora trovata la sinagoga o le sinagoghe, cioè i luoghi di culto della presenza ebraica venusina, che doveva essere molto consistente. Documentato che fra il IV e il V d.C. gli ebrei erano pari alle genti locali. Ma è stata una storia gloriosa, ricca di personaggi, di contributi culturali. Questa regione, questi luoghi erano il centro di una cultura ebraica vivissima a cui faceva capo l'intero mondo ebraico. Pensare a questo oggi sembra incredibile, eppure c'è stato ed è rilevante ricordarlo. Ma c'è anche un aspetto molto più importante da sottolineare. Le catacombe ebraiche di Venusa da secoli sono un simbolo di coesistenza.